Benvenuti su Fair Play, 10 curiosità che probabilmente non sapevate su Elisa Bartoli. Alla presentazione della squadra femminile della Roma ha sceso la scalinata di Piazza di Spagna mano nella mano a Daniele De Rossi, capitano della squadra maschile nel 2018, gesto di unione delle compagini maschile e femminile della stessa squadra. È stata la prima romanista a segnare al Tre Fontane nella sfida di campionato contro il Tavagnacco il 31 ottobre 2018. È stato suo il momentaneo gol dell'1-2 al minuto 80. La gara è alla fine terminata col punteggio di 2-2. Nella prima stagione da romanista è stata la giallorossa più ammonita, con un totale di 5 cartellini gialli in 22 gare giocate. Nel 2008 ha vinto gli europei di categoria Under 19 in Francia. Al secondo posto arrivò la Norvegia. Nonostante il suo grande amore per l'AS Roma, prima della fondazione della squadra femminile ha giocato per l'altra giallorossa della capitale, la Roma CF. Ha infatti più presenze con quest'ultima rispetto a quelle della squadra a cui ora è capitana. Più di 100 con la prima, più di 80 con la seconda, anche se con l'AS Roma conta più del doppio dei gol, ovvero 11. La sua prima espulsione in nazionale maggiore è avvenuta il 7 marzo 2014 alla Marca. La sfida era Italia-Canada, finita per 1-3 a favore delle nordamericane. Il suo numero di maglia è il 13, in quanto il padre indossava il 4, numero molto richiesto. Così optò per il 13, ovvero 1 più 3 uguale 4. Inoltre, nel 2013 ha vinto il primo scudetto della sua carriera e ha fatto la prima presenza con la nazionale maggiore. Quando è andata a Trigoria per la prima volta, per parlare con l'AS Roma, appena entrata ha visto la maglia col suo nome e la fascia da capitano di Francesco Totti. Da bambina ha iniziato a giocare con la squadra maschile di suo cugino, di un anno più grande di lei, convincendo subito l'allenatore delle sue capacità tecniche. Pur se romanista di cuore, ha come idolo il fortissimo ex capitano della Lazio, Alessandro Nesta. Inoltre si ispira anche al brasiliano Cafu, che ha giocato nella Roma tra il 1997 e il 2003. E voi, conoscevate queste curiosità su Elisa Bartoli? Scrivetecelo nei commenti e ricordatevi di iscrivervi al canale Fair Play, storie di calcio, storie di vita!